Ciao, eccomi qui con delle altre scatoline. Su YouTube c'è un video che ho visto, è stato piuttosto gettonato dai miei, strano, che ha ben 785 visualizzazioni. Era quello della scatola con coperchio. Allora ho deciso di farle in un'altra versione, sempre scatole con coperchio, ma più lunghe. Qua ci sono due versioni, sono facilissime da fare e procediamo subito perché sono veramente una cosa semplice, semplice, semplice. Ok, allora queste sono le misure che occorrono per fare le due versioni. Quelle misure in nero sono quelle per fare la versione un pochino, diciamo così, un po' più corta e più capiente. E praticamente occorre un rettangolo da 9 pollici e mezzo per 7 pollici e mezzo, e poi va cordonato a un pollice e mezzo da ambo le parti, sulla parte più lunga da 9 e mezzo, e invece sulla parte più stretta, quella da 7 e mezzo, va cordonato a un pollice e mezzo, 3 pollici, 4 pollici e mezzo e 6 pollici. Allora, per fare invece la versione più, diciamo così, sottile, più piccola, occorre sempre la lunghezza di 9 pollici e mezzo, però la larghezza è soltanto di 5 pollici. E poi le cordonature sono a un pollice sulla parte più lunga e a un pollice, 2 pollici, 3 pollici, 4 pollici sulla parte da 5. Cioè, come potete vedere, è facilissimo. Allora, adesso io avevo già pretagliato per fare in fretta il cartoncino. Non uso questo bianco, così si vede meglio. Allora, abbiamo detto che occorre da... Ecco, ho sbagliato perché l'ho tagliato da 9, e allora tagliamolo assieme, avanti. Abbiamo detto 9 e mezzo, ok, 9 e mezzo per 5. Ci siamo. Poi dobbiamo cordonare sulla parte lunga a 1, mi posso sbagliare, a 1, ecco qua, poi giro il foglio, va bene, a 1 anche di qua. Poi sulla parte più stretta, che è quella da 5, faccio cordono a 1, cordono a 2, a 3 pollici e a 4 pollici. Ecco fatto. Allora adesso piego un pochino a metà per fare l'invito qui dell'apertura della scatolina del nostro coperchio, così faccio proprio il centro e poi con questo attrezzetto vado a fare una mezzaluna. Vediamo un po'. Ok, ecco fatto così. Allora, adesso facciamo una cosina veloce, che è quello di togliere proprio un pezzettino piccolo 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 del fondo, perché ho visto che così si chiude meglio, perché purtroppo le pieghe mangiano qualche millimetro. Allora noi, ecco qua, si è spostato, lo eliminiamo qua, anche se non facciamo un lavoro perfetto, non ha importanza perché tanto poi non si vedrà. Allora adesso andiamo a rinforzare le pieghe. Mi aiuto con questa. Così. Questa carta è un po' spessa, ci vorrebbe un cartoncino un po' meno spesso. Questo non mi ricordo quant'è, ma è un po' troppo. Allora, benissimo. Poi magari lo ripassiamo anche al contrario, perché se non poi si apre meglio. Perfetto, adesso metto questa via perché non ci serve più. Allora, tagli. Tagli come ho indicato qua con rosa. Allora, sono facilissimi, non possiamo sbagliarci. Allora, questo. Poi lo tagliamo di qua. Poi giriamo dietro questo e poi giriamo dietro questo. Poi due centrali di qua. Uno e uno, due, e l'altro centrale di qua,
1 e 1, 2. Magari già che ci siamo togliamo anche un po' di parte, così almeno poi quando andiamo a incollare non ci dà fastidio questa parte qua. Ecco qua, questa siccome va sotto e magari potrebbe sporgere, direi che tagliamo un polino anche questa di qua e questa di qua. Ok, dovrebbe essere sufficiente. Allora, adesso procediamo ad incollare. Io, visto che mi trovo bene a far così, allora, visto che anche questa sporge, perciò eliminiamo anche questa di qua e questa di qua. Ecco fatto. Allora, procediamo ad incollare. Bisogna incollare e stare attenti bene qua a fare una cosa precisa, perché altrimenti, vediamo un po' la luce qua, perché altrimenti poi la scatola fa fatica a chiudersi. Allora, vediamo un pochettino così. E poi qui si poteva anche tagliare via dopo il pezzettino, forse se lo tagliavamo via dopo era meglio, perché adesso l'ho fatto un po' troppo basso. Ok, poi andiamo a incollare questa parte davanti. Esce la colla, è quasi finita. Quindi anche qua. Poi andiamo a incollare questa. Ecco fatto. Questo poi andrà incollato dentro e vediamo un po' se si chiude. Abbiamo fatto le cose fatte bene. Ecco qua che si chiude perfettamente. Ok, allora adesso andiamo ad incollare questa parte che mancava. Vediamo, non esce questa colla. Di qua e di qua. Anche qui bisogna stare attenti a incollarla bene, se no poi. Ecco fatto. Ecco fatto. Praticamente la scatolina è finita. Allora, qui ho messo anche la misura per spruzzare bene le pieghe. Ho messo la misura anche della chiusura, l'avevo già pretagliata, eccola qui, che è lunga praticamente 5 pollici per larga un pollice. Per questa scatolina è facilissimo, perché basta prendere la misura così e poi incollare. Ecco, è anche un po' abbondante, perciò lo accorcio un po', la incollo non troppo stretta, perché sennò poi fa fatica a scorrere quando la si vuole aprire. Ops, la colla ha bisogno di un po' di tempo per incollare. Vediamo se tiene, scorre, o non è fatta troppo stretta, non scorre, va bene. E poi vabbè, basta solo abbellire un pochino. Io avevo già preparato questo con il suo fiocchino di neve.
avevo pensato anche magari delle stelline. Vedrò poi dove metterle e anche un sentiment che magari vado ad attaccare qua. Eh no, non c'è verso, oggi non scende. Voilà. Avrei potuto anche magari attaccare il sentiment sulle stelline. Proviamo, vediamo se sta bene. E poi questo così. Va bene. Non è bellissimo, no? Niente, stasera la colla non funziona. Ok. Non penso più che altro che sia questa carta. Se tenete fermo un attimino. Ecco fatto. Comunque, è già finita. Adesso vabbè, farvi vedere, non è che ho preso una carta poi così bella, però non è malaccio. Ecco qua, ciao!